Stefania Menduno, presidente del Banco Alimentare di Foggia. Oggi abbiamo lanciato, si è lanciata questa iniziativa, la colletta alimentare, per la 25esima giornata della colletta alimentare. In che cosa consiste nello specifico? Allora, la colletta alimentare ci sarà sabato 27 novembre, è un gesto in cui si chiede agli italiani che entrano nei supermercati che hanno aderito e che troveranno i volontari con la cartolina gialla della colletta alimentare di donare degli alimenti a lunga conservazione che poi vengono anche suggeriti da un volantino a chi è più nel bisogno. E quanta utenza serve il Banco Alimentare di Foggia sul territorio? Allora, il Banco Alimentare serve 100 strutture caritative che sono dislocate un po' in tutta la capitanata e riescono a raggiungere circa 1750 e qualcosa anche di più di persone indigenti che ricevono appunto gli alimenti durante tutta la notte. Un'azione di solidarietà che si fa più necessaria, specie durante la pandemia che ha creato nuove povertà? Assolutamente sì, abbiamo avuto un picco di domande, di richieste del circa il 40% in più durante la pandemia, questo ci ha costretto a interessarci, a lavorare molto di più, ma devo dire che il riscontro di domande che abbiamo fatto al territorio, a tappeto, alle aziende, ha avuto un valore eccezionale, perché siamo riusciti a dare di più perché abbiamo ricevuto.